In questo corso utilizzeremo il pacchetto software XAMP, quindi installeremo questo software e saremo in grado di sviluppare con PHP. In questa lezione installiamo XAMP su Windows. Apriamo un browser, cerchiamo XAMP, prendiamo il primo risultato. E scarichiamo la versione per il nostro sistema operativo dato che siamo su windows facciamo xamp per windows e vediamo che scaricheremo e utilizzeremo la versione di php 8.1.2 anche se in realtà sul mio dispositivo ho installato la versione 8.1.3 avevo già installato xamp quindi posso cancellare questa seconda copia per installare Xamp, chiaramente facciamo un semplice doppio clic sull'icona. Facciamo next. Qui sulla sinistra, vediamo i software che verranno installati. Possiamo anche deselezionare alcune voci. Possiamo deselezionare questa voce. Tomcat, possiamo deselezionare questa voce e fake send mail. Facciamo next. Facciamo ancora next. Vediamo che avremo la cartella c2.xamp. Selezioniamo la lingua, lasciamo inglese, facciamo next, facciamo ancora next, ancora, attendiamo che termini l'installazione, l'installazione è completata, lasciamo questa spunta e facciamo finish. Possiamo chiudere il browser. Avviamo per il momento il servizio soltanto il web server, quindi avviamo Apache. Quando lavoreremo anche con il database MySQL avvieremo anche il database MySQL. Nel caso in cui abbiamo un problema quando avviamo Apache, molto probabilmente abbiamo già le porte impegnate da un altro software. Quindi se abbiamo un'altra applicazione in esecuzione che utilizza la porta 80, potremmo ricevere, potremmo avere un errore. In quel caso chiudiamo semplicemente il programma che utilizza quella porta e proviamo a riavviare Apache. Abbiamo adesso il web server attivo. Se andiamo all'interno della cartella andiamo in disco locale C. Vediamo che c'è stata creata una cartella XAMPP. Andiamo all'interno della cartella XAMPP. Abbiamo qui all'interno tutti i file e cartelle per quanto riguarda i software installati. Quello che a noi interessa per il momento è questa cartella htdocs. Andiamo all'interno della cartella htdocs e vediamo che anche qui abbiamo una serie di file e cartelle. Se adesso riapriamo un browser e digitiamo http://localhost quando digitiamo http://localhost facciamo una richiesta a noi stessi. Quindi, come client, stiamo effettuando una richiesta attraverso il protocollo http al nome localhost. Il nome localhost verrà convertito nell'IP127.0.0.1, che è l'indirizzo IP della, interfaccia, della nostra interfaccia di loopback. In pratica, stiamo effettuando una richiesta a noi stessi. Facciamo invio. Se abbiamo questa pagina in risposta, vuol dire che l'installazione è andata a buon fine. Ritorniamo però all'interno della cartella XAMPP htdocs e cancelliamo tutto. Qui all'interno creiamo una cartella Corsi. All'interno di questa cartella Corsi creiamo una cartella PHP. all'interno di questa cartella PHP. Effettueremo i test del corso. Siamo all'interno della cartella CXAMPP HTDOCS Corsi PHP. Quando noi apriamo un browser e digitiamo http://localhost oppure facciamo http://127.0.0.1 in automatico accediamo a questa cartella htdocs, quindi accediamo alla cartella c:\xampp\htdocs. Infatti, se creiamo un file quell'interno, un file di testo. Prova. Questo file ha estensione .php. Apro il file e scrivo all'interno. Prova. Comunicazione HTTP salvo il file e lo chiudo. Dato che quando digitiamo http://localhost accediamo a questa cartella, vuol dire che se digitiamo http://localhost/slash prova.txt dovremmo riuscire a accedere al file txt che abbiamo creato. Faccio invio e infatti abbiamo in risposta il file prova.txt quindi il contenuto del file prova.txt. Se prendiamo questo file prova.txt lo togliamo da qui e lo portiamo all'interno della cartella php che è all'interno della cartella corsi, per accedere a questo file dobbiamo digitare http://localhost/corsi. Slash php slash prova.txt e vediamo che abbiamo in risposta il contenuto del file prova.txt. Per sviluppare in php, così come negli altri linguaggi, abbiamo bisogno di un editor testuale. Nel nostro sistema operativo, qualsiasi esso sia, abbiamo sicuramente a disposizione un editor più o meno basilare. Che ci permette di scrivere il nostro codice e di salvare il file con estensione.php. Possiamo però utilizzare degli editor appositi o dei veri e propri IDE, che sono ambienti software di sviluppo con molte funzionalità. Abbiamo molta scelta, possiamo utilizzare Atom, Visual Studio Code, VS Code, PHP Storm, Notepad e così via. Nel corso utilizzerò Visual Studio Code, VS Code, ma questo non vuol dire che dovrai per forza utilizzarlo anche tu. O utilizzare l'editor che preferisci, l'editor con la quale ti trovi meglio. Se vogliamo installare VS Code, semplicemente apriamo il browser, cerchiamo VS Code, clicchiamo sul primo risultato e adesso semplicemente scarichiamo e installiamo il software come un normalissimo software. Una volta installato VS Code lo apriamo, andiamo all'interno della cartella di XAMPP, quindi andiamo all'interno del disco C, andiamo nella cartella XAMPP e andiamo all'interno della cartella htdocs, accediamo alla cartella corsi, prendiamo la cartella php, la trasciniamo all'interno di VS Code. E vediamo che abbiamo la cartella PHP con il nostro file prova.txt. Cancelliamo il file prova.txt. Semplicemente faccio cance su tastiera e confermo per la cancellazione del file.